Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che portiamo avanti l'ennesima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Abbiamo fatto male a non numerare queste trasmissioni, Francesco? Perché? Cosa dici tu? Beh, probabilmente se le avessimo numerate, non so che numero saremmo arrivati. Beh, sono 52 settimane, moltiplichi per 10, fanno 520 settimane. Perciò metti, fai presto a fare il conto. Sì. 500 e 20 per dire, cioè. E no, ma bisogna scalare quelle del decimo anno. Vabbè, moltiplichi per 9 e risolvi il problema. Allora, 400, 480. Sì, Francesco parla nel microfono perché vedo basse le lancette. Sì, no, perfetto. Tutto quanto a posto perché qua ogni tanto i microfoni, anche se i microfoni sono nuovi, può succedere qualche inconveniente. Perfetto, Francesco. Allora, visto che siamo qui per l'ennesima volta nel nostro decimo anno di trasmissioni, e visto che fra poco celebriamo i Sol Invitu, i Saturnali, celebriamo Opi, a proposito, ogni volta che voi regalate un cesto con della cosa dentro, ricordatevi che state regalando la cornucopia di Opi. Oppure se la volete come esempio del paganesimo nordico, chi gli piace i Celti, chi gli piace gli altri, ricordate che state regalando un sacro graal. Cioè state regalando una coppa dell'abbondanza, un piatto dell'abbondanza. Ed è un simbolo, cioè le ceste normalmente non sono dei regali veri e propri, sono dei regali simbolici ed è un simbolo di felicità che voi state regalando, che si usava già nell'antica Roma ben prima, ma comunque ne parleremo magari della tradizione del Natale, farò una piccola lettura. Sì, noi abbiamo fatto anche la promessa, logicamente noi siamo dei marinai, le promesse non sempre riusciamo a mantenerle. Vedrò di recuperare sicuramente la settimana prossima delle tematiche inerenti al Natale. È una promessa che può darsi che non mantenga quest'anno, ma mantenga fra 3-4 anni. Io sì, le cose poi me le ricordo. No, ma no. Il problema è che ne abbiamo parecchi per fare le trasmissioni. Allora, abbiamo tutto quello che è l'impegno sul territorio, tutto quello che è l'impegno dei dibattiti, abbiamo tutto quello che è l'impegno di rappresentanza della Federazione Pagana, della protezione dei luoghi di culto. Io, per esempio, oggi avrei dovuto portare la lettera che ho fatto alle autorità per la protezione del luogo di culto del Bosco Sacro con tutto il materiale. In realtà me lo sono dimenticato completamente perché dopo aver lavorato un mese e mezzo per questa questione ho dovuto recuperare il tempo che avevo perso per altri scritti e naturalmente ogni volta che sposti la testa da una situazione a un'altra situazione certe cose le devi depennare, prima o dopo sto cervello pure resettarlo, cioè non è che vado avanti all'infinito. Una cosa che mi sono dimenticato era ad esempio il discorso di Socrate, perché avevo visto una brutta versione, Roberto Benigni, specializzato in teologia cristiana, aveva fatto una lettura di Socrate e modificando il detto di Socrate da al Dio, Dio. E siccome avevo recuperato il testo originale della dichiarazione di Socrate usando testi antichi, in cui appunto Socrate non parlava di Dio ma diceva al Dio e si riferiva al Dio Apollo, davamo una dimostrazione di come si falsifica anche la storia, di come si falsifica la cultura per cercare di sostenere una validità del Dio dei cristiani, dei monoteisti. E questo appunto è la caratteristica di ogni monoteismo, quello di ingannare. Infatti appunto mi aveva dato parecchio fastidio il fatto che Roberto Benigni, parlando dell'ultimo discorso di Socrate, parlasse di questo termine Dio. Ha tentato di trasformarlo in un discorso cristiano, in effetti. Allora, ecco, perciò io vi consiglio, se avete occasione, c'è anche un bel testo su Socrate di Valtarotto che è appena uscito. Io ringrazio tra l'altro l'ascoltatore che me l'ha segnalato perché col tempo che avevo io non me ne ero accorto. E però appunto questo ascoltatore me l'ha segnalato, l'ho già recuperato ed è un testo interessante che può anche dare delle direttive, che può anche cercare di inquadrare in un ambito concreto Socrate. Oltretutto siamo anche in un'altra situazione, cioè ormai se io e Francesco, che alcune persone ci stanno attorno, stiamo andando avanti un po' con l'età, cioè non siamo più ragazzini e ormai cominciamo ad avere una certa età. Non è che ci lamentiamo per questo, anzi, e il problema è che anche il mondo che ci sta attorno a noi sta cambiando con l'età. Per cui succede che la suocera diventa molto più anziana,
succede che la madre e il padre diventano molto più anziani, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di ricovero e i problemi si accavallano, cioè quello che magari fino a ieri poteva essere ho tempo per fare, oggi succede che per una questione o per la madre o per questo o per quest'altro non hai più tempo per fare, cioè in effetti è successo anche questo, capisci? Cioè abbiamo un accavallamento di impegni che aumenta sempre di più, cioè sembra quasi che non riusciamo più a liberarci, cioè a diminuire gli impegni che abbiamo. È vero che una buona parte ce li siamo cercati, indubbiamente ci fa anche piacere farlo, però in realtà la vita stessa ti porta avanti dei problemi, ti pone dei problemi che sono forti e naturalmente si affrontano questi problemi, non è che ci tiriamo indietro, però ci mangiano il tempo, cioè ci mangiano effettivamente il tempo di esistenza ed è una cosa abbastanza pesantina, insomma. Sì, infatti logicamente gli impegni poi sono sempre tanti. Claudio appunto parla più di impegni appunto individuali. Gli impegni professionali di lavoro per me sono sempre consistenti e di conseguenza le rogne da seguire sono tante, cioè tanto per essere divertenti, cioè, visto che vogliamo fare una battuta leggera, ieri mi sono mangiato tutta quanta la mattinata non per il mio lavoro ma per litigare con la Telecom, in quanto la Telecom arrivo in ufficio, avevamo pagato con 3 giorni di anticipo una bolletta di 507 euro relativa a un solo mese di consumo telefonico e sono andato in anticipo di 3 giorni, la Telecom si è tagliato le linee. Ecco, rendetevi conto, e avevo passato la giornata, tutta la mattinata, non a lavorare, a fare il mio lavoro, quello che mi interessavano, ma a litigare con Telecom per fare attaccare le linee telefoniche. A me invece mi risulta che comunque mi cambiano la turnistica di lavoro, dovrò lavorare un giorno in più al mese. Magari avrò più tempo per prendermi un giorno di ferie il giovedì, però sta arrivando anche questo, cioè in pratica i problemi sono tanti, sì, che dobbiamo affrontare e dobbiamo affrontarli tutti, perché se fossimo dei gran pascià e dei gran miliardari probabilmente alcuni di questi problemi non li avremo, magari ne avremo degli altri, però almeno questi non li avremo, però sta di fatto che siamo quello che siamo e con quello che siamo dobbiamo affrontare la nostra esistenza e naturalmente dopo guardiamo anche con affetto quelle persone che hanno avuto dei problemi grossi e sono riusciti a superarli, sì, e questo ci fa molto piacere. Beh, comunque gli ascoltatori saranno contenti perché possiamo anche dare la notizia, qualcuno la saprà già, che esiste una seconda radio pagana e di conseguenza la cosa è anche incoraggiante, cioè nel senso che nel Veneto c'era solo Radio Gamma 5 che ospitava i pagani, adesso da quello che leggiamo dal Corriere del Veneto anche Radio Maria è diventata una radio pagana e logicamente il termine pagano l'ha attribuito il vescovo di Vittorio Veneto e questo qua appunto ci dice che è della qualità della conversione, ma vi leggo un piccolo trafiletto dal Corriere del Veneto appunto di dicembre, dice: Radio Maria, una bella radio con 4 difetti, parla troppo di Satana, esalta le apparizioni di Mediocore, ritiene che sia Maria a impedire a Dio di scatenare la sua ira e insinua l'idea pagana che il Signore sia la causa delle nostre sofferenze. Firmato Giuseppe Zenti, vescovo di Vittorio Veneto. E la citazione dice chiaramente, questo è l'articolo del giornale, dice: si insinua, aperte virgolette, l'idea pagana che sia Dio la causa di tante sofferenze e disgrazie, chiuse virgolette. Come vedete appunto ringraziamo il vescovo di Vittorio Veneto per aver trovato anche una seconda radio pagana. La programmazione di Radio Maria a noi non ci sembrava molto consona con i nostri principi, i nostri valori. Se il vescovo di Vittorio Veneto reputa di ritenerla pagana... Beh, noi non abbiamo mai pensato che ciò che succede agli esseri umani sia un'attività di Dio, cioè sia in positivo che in negativo. Cioè noi siamo convinti che gli esseri della natura si assumano la responsabilità della loro esistenza, sia nel bene, sì, che nel male. Diciamo che la dichiarazione è vera. Cioè, sì, sì. La dichiarazione no, è giusta, perché logicamente... cioè, il fatto che si parli del Dio cristiano non implica la sua esistenza, implica soltanto la sua esistenza come nozione, come informazione, come storia. D'altronde in questo senso anche sul concetto che se sia non esistito Gesù Cristo è secondario, l'ha scritto anche Umberto Galimberti, l'importante è gli effetti che produce. Di conseguenza il Dio dei cristiani non è mai esistito storicamente, materialmente, è soltanto una pura invenzione, è soltanto una follia, una pazzia, un atto criminale, un'invenzione, una teatralità di qualcuno, però il concetto di Dio dei cristiani effettivamente c'è e se c'è qualcosa di negativo che avviene nel nostro mondo è perché esiste un Dio cristiano ed esiste un Cristo che è criminale.
al di là che sia mai esistito. E giustamente proprio in questo senso anche Umberto Galimberti l'aveva affermato, cioè a noi non interessa, diceva, scoprire l'esistenza o no di Gesù Cristo, se anche fosse esiste o non esiste non cambia niente, il problema è che produce certi effetti, il fatto che venga raccontato, che venga detto da queste. Dunque vediamo se trovo, vi leggo proprio cosa direbbe in questo senso Umberto Galimberti sulla non esistenza di personaggi come Cristo o come Dio. Vediamo se nel, ecco qua. Allora, dicevamo che il vescovo di Vittorio Veneto ha ragione quando dice: si insinua l'idea pagana che sia Dio la causa di tante nostre sofferenze e disgrazie. E questa è un'affermazione vera, perché dice Umberto Galimberti: questo per dire che la verità di un'idea non è da cercare nell'idea stessa, ma negli effetti di realtà che produce e nella storia che è capace di generare. Quando una figura, un'idea hanno di questi effetti, bisogna concludere che quella figura o quell'idea hanno colto le metafore di base di una certa umanità che si è riconosciuta, e in questo riconoscimento sta la loro verità ed efficacia storica. Cioè, all'origine c'è un'invenzione, c'è una menzogna, però se produce qualcosa, se genera degli effetti e delle conseguenze, il fatto storico in se stesso non ci interessa. Perciò il Dio dei cristiani è effettivamente responsabile, e Cristo stesso è responsabile delle sofferenze di questo mondo. No, ma questo è ancora un altro discorso, ancora, comunque abbiamo già sviluppato un sacco di altre trasmissioni. Cioè, va bene, appunto, ce l'ha detto anche Galimberti, cioè nel senso, questa nostra tesi. Ma Galimberti ci sta studiando, sai. E anche Ilman ho scoperto che ci sta studiando. Sai, qualcosa di interessante facciamo anche noi, sembra di no, ma. E niente, io, Francesco, adesso vorrei romperti le scatole in maniera brutale. E dopo, per comunque, ti concederò di aprire un po' prima il microfono. Nessun problema, figurati. No, voglio parlare dell'origine del Natale. Voglio leggervi un pezzo dal Gallo Cantò Ancora. Che dal momento che fra qualche giorno i cristiani celebrano il Natale, voglio che siate consapevoli di cosa è questa festa e di cosa, in cosa consiste. Vi ricordo una cosetta comunque. E durante i Saturnali di Roma, che venivano fatti in questo periodo, nelle case i servi mangiavano a tavola ed erano serviti dai padroni. Cioè, in questi giorni, durante i Saturnali, si invertivano le parti fra i padroni e gli schiavi di casa. Perché questo? Perché i padroni riuscissero a capire la fatica che faceva lo schiavo tutti i giorni. Torno a ripetere, lo schiavismo a Roma era una condizione economica e sociale. Lo schiavismo, quando è arrivato il cristianesimo, fu una invenzione di Dio, fu un'imposizione del Dio padrone. Per cui le feste dei Saturnali avevano un'importanza notevole. Fra le altre cose, se Francesco ricorda ancora qualcosa diverso, fra le altre cose, il gioco d'azzardo a Roma era permesso soltanto durante i Saturnali. Fra le altre cose, solo durante i Saturnali c'era l'usanza di avere delle ceste piene di giocattoli o di cose o di oggetti, anche di specchi, che venivano tirati a sorte fra i partecipanti alle feste della casa. Per cui nel discorso dei regali che veniva fatto proprio in questo periodo. Tanto perché riusciate a comprendere che i romani non erano dei buzzurri, anzi erano una delle massime espressioni della civiltà che sia stata nel Mediterraneo, ma non solo i romani, anche tutte le civiltà antiche, perché ricordatevi che alla base della vita c'è il piacere di vivere e non la sofferenza. Sì, beh, il discorso del Natale poi non è, in questo periodo è nato anche Nerone, il grande imperatore Nerone, logicamente tristemente famoso in questi giorni perché si danno i soldi al Vaticano, si lascia che la Domus Aurea venga distrutta, venga cancellata e non venga restaurata. Sei la nascita di Mitra, come di moltissime altre divinità. E di questo ne parliamo adesso, proprio in questo momento. Infatti, guarda, leggo sta pagina e mezza. No, ma leggi tutto questo Natale così. L'origine del Natale è preso da Deschner e il Gallo Cantò Ancora. Il giorno della nascita di Mitra, il Dies Natalis Solis, era il 25 dicembre.